perché è il primo giorno del Lucca Comics. Giovedì, che cos'è il giorno? È? Giovedì 30? 30, non lo so, è giovedì ragazzi. Siamo alla cosiddetta Piazza della Fontana e queste sono le classiche scene che si possono vedere ogni fiera. E indovinate un po', assalto, vediamo un po', cosplayer numero 1. Per essere giovedì già c'è tantissima gente. Comunque, ciao! Una nuova conoscente di persona, ok, perché dovete sapere che Facebook è quello che è. Allora, prima si conosce da là e poi le incontriamo finalmente. Saluta, Otsuma! Ciao! Ime, Ekimeka e il nostro Zess. Il nostro Zess e c'è la sua, il suo in questo caso. Ciao! Allora, le riprese di oggi saranno un po' più corte perché ci risparmiamo un po' di memoria per i prossimi giorni che sono i più importanti. E intanto, niente, vi saluto. Zess ha preso possesso della macchina. Questa è pure l'ennesima annuncio. Ok. Cosa cazzo in mind? Se ci sarà qualcosa di più interessante da vedere dopo ve lo presteremo. A dopo! Tanto, ciao! Bye bye!潰れてく君を好きだけじゃ物足りない、憧れだけじゃ埋めきれない。Ho trovato lo stand di Sailor Moon, cioè la mia vita, e ovviamente tutto è inaccessibile per me. Oddio, ho appena ricevuto io mi sono appena ripresa il mio Takano-san. Questo è il nostro testimone di nozze. Nozze, ma... Santo, siete la mia nuova figlia. Mi ha appena regalato, stavo dicendo, la penna di Milena. Cioè, sono appena uscite queste cose. Io ho appena finito di dire non mi potevo comprare niente, sto morendo. Però non potete capire la mia felicità. Si vede che sono felice. No, non si vede affatto. No, vabbè, non potete capire. No, aspetta. Voglio far vedere le ultime cose dello stand della mia vita. Io non ci credo. No, lo so, scusa. Guardate, profumi, 50 euro. Le spille. Le cover. E... Sailor Moon. Questo non so cosa sono, però sono bellissimi. Le borse. 33 euro quello che ho preso io. Allora, noi abbiamo fatto degli acquisti, stiamo facendo degli acquisti che, cioè veramente siamo solo al primo giorno. Cavalieri dello Zodiaco. Però arriviamo al punto, cioè al punto serio. Sailor Moon. Oddio, guarda Sailor Venus. No, no, per piacere, guardate. Mamma, quanto è bella Mercury. Guardate, rendetevi conto della bellezza. Che forse la più bruttarella è proprio Sailor Moon, tra le altre, tutte. Questa. Ah. Questa. Allora, questa qua io già ce l'ho. Etto. E poi quelle sono stupende. Madonna. E ovviamente Sailor Moon esaurita, qua stiamo parlando di prezzi altissimi. Cioè relativamente alti, dai, diciamo la verità. 102 euro. 100, tra i 100 e i 105 euro. Quello sta di 105 euro. Però vabbè, guardiamo questo. È caduto lo scettro lunare, non se ne saranno accorti, vabbè. No, questo è il mio universo che facciamo conoscere a tutti. Sembra davvero di stare in Giappone. Siamo da Chiapara, ragazzi. O Shinjuku, non so esattamente dove si trovano queste cose. Ancora non siamo andati, ancora. Takano-san. Un saluto da Takano. Mi stai tagliando. Bye bye. Lucca Comics, non abbiamo fatto altri video che facciamo adesso, che abbiamo, siamo venuti a prendere un buonissimo. Sono tentata già di mangiarlo. Ragazze, turnicate un po'. Moto, saluta.
E niente, facciamo solo questo video perché siamo esauste. Il nostro grill si è tolto tutto. Io ripeto ciao al nostro ciao. Oh. È la mia scusa. La... Devo sapere qualcosa? No, no, niente, niente, Sebastiano. Ah, è arrivata la terza sensibilità. Dai. Siamo al completo. Si è fatto la tinta, si è fatto anche la taglia. Comunque noi adesso mangiamo, vi volevamo solo salutare. Il giorno è stato bellissimo, freddissimo, però molto produttivo. Però ci vediamo domani, domani avremo più tempo. Ciao! Salutate la famicesta! E saluterei anche io, ma su YouTube sono tutto. Questo giorno Luca Comics. E ovviamente Luca Comics non sarebbe tale se non ci fossero gli imprevisti. Ciao. Ecco la nostra bambolina di oggi. L'altra è con la lama. Lei la cattiva. Andiamo dalla buona, che si merita le nostre attenzioni perché sta passando i guai. Col cappellino che se ne cade, le scarpette che cadono a pezzi. Però noi non ce ne importa, le rimontiamo. Eccole qua. Che carina. Guardia, 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 guardia. Se niente è bella. I ciao, rei, ciao. Oh, cattivona. La cattivona sta al telefono. Poi c'è Ime. Hi. Poi ci sono io. E oh, hi, oh, Nagisa-kun. Oh, hi, oh, rei, ciao. È un nome da femmina. Sì, sono tutti nomi da femmina, però... Io vi volevo far vedere la gente, tanta gente, tantissima gente, tanta, 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 anche sulle mura, su. Oh, vabbè, noi rimarremo tutta la giornata qui perché in città non si può camminare. Lo sguardo insieme e continuiamo a montare la nostra bambola. A più tardi. Di tanta pausa dopo una lunghissima giornata siamo andati a comprare mochi. Allora, questo è a base di burro d'arachidi. Sì. Burro d'arachidi. Mentre questo è i fagioli rossi, più o meno il retrogusto è quello delle castagne. Ovviamente io oggi porto una ghisa. Quindi chi se li mangerà? Tutti io e Fuggo. Penso che poi mi inseguiranno e mi pesteranno. Comunque. No, quello al burro d'arachidi è mio! E questo è mio! E ora li assaggiamo e vediamo se sono veramente buoni. Questa è la prima volta che li mangio. Veramente, non so di cosa sanno. Tutti dicono buoni, buonissimi. Sono appena passate delle cosplay che hanno fatto. Sto qua, delle cosplay hanno detto buoni, ma ci ruba e fuggi. E fuggi cosa? Sono nostri, vediamo se hanno ragione loro. Testiamo. Siamo, li testiamo. Ecco il nostro Reicha. Oh, bambolina 1 e bambolina 2 e bambolina, bambolina 3 e shotush. Niente, vediamo. Tieni, vediamo un po'. Iniziamo a aprire il primo e vediamo. Sono imbustati. Eccoli. Vedo. Okay. Vabbè, ciao. Ce la farà il nostro eroe? Mamma. No, insomma. Io rompo tutto. Come al solito. Non è che mi metto poco. Eccoli. Come sempre. Oddio, hanno una consistenza. Sono morbidi, sono. Sì, sono strani. Sono strani. Sono molli. Sono mollissimi. Questo si azzecca al palato, secondo questo me. Questo che cos'è? Reicha. Etto. Che cos'è? Fai palpare. Voglio vedere. Vuole vedere il nostro bel. Non volevo dire niente. Apri. Schizzi. Comunque io devo assolutamente mangiare qualcosa perché non ho fatto il mio anche po'. Mentre mangiate allora sì, ci prosegue il video. Com'è questo sasamochi? Io lo trovo strano però effettivamente sa di castagna. È la prima volta che lo assaggio.
fanno di l'imbosso è tipo, sai, i cavatelli, la pasta fatta in casa, cruda, quello. Molto dolci. Sembrano molto pesanti. Sono proprio mollicci come la pasta, però sono buoni. Allora, questi qua sono i fagioli rossi, però non ti spaventare che non sanno di fagioli, sono qualcosa di dolce. Sanno di castagne. Come i dolci alla castagna, uguale. Ragazzi, ragazzi. Questi qua invece sono, come si chiama, il burro di arachidi. Quindi non lo so ancora, mi stiamo aprendo adesso. E li vendono pure nei negozi all'angolo. Qua, sì. E 5 euro a scatola. E infatti ne abbiamo preso due, abbiamo diviso tutto. Meglio dello zucchero filato piccolino così a 3 euro. Almeno mangi. Cavoli. Va bene, grazie. Di cosa? Un proseguimento. E niente, la recensione continua. Sì. Un altro morso. Sono la borsa di Totoro. Quanto è bella! Oh. È il cosplay di Totoro. È il cosplay di Totoro. Se adesso si sta attenti ti affoghi. Ti affoghi. Però sono buoni. Saluta Ime. Ciao. Ok, dai, ripresa. Ultimo giorno Lucca Comics 2014, abbiamo portato Fuyu no Semi e ho una Kizuki parrucchiere, sta facendo le treccine a Kusaka, oh, che carino, vieni, vieni a Kizuki, ci vediamo, saluta, ciao, io tengo il bavaglino, mi piace, non parli neanche per così, e dove siamo, oh. Allora, in teoria dovresti muoverla la katana. Oh, ecco, siamo qua. Vabbè, niente, io non posso parlare bene oggi, quindi le riprese saranno limitate. Vogliamo solo documentare la giornata ultima. E abbiamo appena fatto un bellissimo servizio con le foto. E questo è il luogo. C'è tanta bella gente, tra cui lei la più bella. La più bella. Niente, un video no sense, ci vediamo dopo. Bye.